in compagnia di Sara Zanier, che sarà Carla in questo nuovo film, in questa nuova avventura. Mi racconti un po' il tuo personaggio, visto che poi è ispirato a un personaggio vero. Io interpreto Carla, che è la moglie di Enzo Muscia nel film, che è la moglie di Marco, interpretato da Beppe Fiorello. Carla è un personaggio reale di tutti i giorni, è una donna molto forte, concreta, pragmatica, che deve far fronte a diverse difficoltà, per cui deve sostenere il marito in questo momento molto pesante in cui gli viene tolto il lavoro, insomma, poi vedrete varie vicissitudini, ma soprattutto la sfida più importante che deve affrontare è nei confronti del figlio che nasce prematuro, quindi la bellezza di una gravidanza che però subisce subito, diciamo, una battuta di arresto, viene catapultata in una sorta di incubo, perché insomma, da madre vivere una cosa del genere è una delle cose più difficili che si possono affrontare. Ti sei confrontata con la, insomma, appunto con la parte reale, con lei veramente, l'hai incontrata, oppure hai preferito magari cercare di fare una tua Carla? No, purtroppo non ho incontrato la moglie di Enzo. Ho chiacchierato molto con Enzo e la cosa bella di quando interpreti un film che poi è una storia reale è che sicuramente interpreti un personaggio, quindi a livello attoriale devi comunque costruire un qualcosa, però psicologicamente ed emotivamente tu sai che è una donna reale, che è vissuta, che vive e che ha vissuto quelle cose, quindi cerchi di farlo con il maggior tatto e la maggior sensibilità possibile. Ecco, per me almeno è stato così. Tu, insomma, sei già stata protagonista anche di altre fiction. Qual è la donna che ti piace portare sullo schermo? Guarda, sicuramente una donna concreta come questa è un bel traguardo. È ovvio che qui la storia è molto al maschile, quindi ovviamente il protagonista è Enzo Muscia, viene raccontato Enzo Muscia, quindi mi piacerebbe portare sullo schermo una donna concreta di oggi che deve barcamenarsi nella vita reale di tutti i giorni per mostrare che comunque ad oggi le donne, vabbè, si potrebbe aprire un capitolo gigantesco sulla questione donne, però mi piacerebbe portare il coraggio, ecco, come si porta anche in questo film, il coraggio di affrontare tutti i giorni la vita e le sfide che ci capitano, questo sì.